conto della molteplicità di aspetti che l'innovazione propone, perché l'innovazione copre tutti i settori della vita umana da una parte, e dall'altra l'innovazione ha concentrazioni problematiche in alcune aree e ha invece ampi impatti sulle relazioni umane in altri casi, e quindi le nostre conversazioni ogni volta hanno una tematica diversa. Quella che abbiamo fatto nel primo incontro del ciclo lo scorso ottobre era dedicato, se vi ricordate, all'educazione nel digitale, e i due relatori sono impegnati molto, anche poi con il contributo del pubblico, a evidenziare gli aspetti più interessanti e problematici che l'educazione pone oggi, perché siamo nel pieno di quella che per molti è ormai chiaramente una rivoluzione antropologica, e quindi il modo in cui formavamo precedentemente non funziona più. Non è solo di cambiare i contenuti, di cercare di essere più carini, di attirare la gente, è proprio di cercare di capire come i processi educativi possono entrare dentro i processi che le persone sviluppano nel corso della loro vita, i processi sociali. E proseguiremo a dicembre con una conversazione in cui uno dei due attori sono io e l'altro è un designer sul tema design e intelligenza artificiale. Cioè cercheremo di leggere l'intelligenza artificiale dal punto di vista del modo in cui i sistemi dell'intelligenza artificiale interagiscono con gli esseri umani, non come sono fatti i motori di intelligenza, perché questo è un tema decisivo anche per garantire che, se fatti bene, vengano usati, e usati con costrutto e utilità da parte degli utenti. E invece a gennaio abbiamo già fissato un incontro sul tema di come ci possiamo difendere dalle degenerazioni che sta avendo la rete, il problema dei monopoli, il problema della vendita dei nostri dati, il problema della diffusione delle fake news, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è un tema di nuovo molto più specifico, ma di grandissima importanza, perché il numero degli utenti della rete è ormai un numero che è comparabile col numero delle persone che vivono sul pianeta. Quindi, se pensavamo che la rete sarebbe diventata un fenomeno universale, oggi lo è. Perché quando gli utenti dei sistemi digitali sono ormai vicini ai 3 miliardi, e forse li hanno anche già in questi giorni superati, vuol dire che siamo uno ogni due, uno ogni due e mezzo. Vuol dire che la distanza tra una qualunque persona e una persona che usa la rete è ridottissima. E questo è ormai non in modo uniforme, ma è diffuso su tutti le latitudini e a tutte le longitudini. Non c'è continente che è fuori da queste problematiche, e quindi è un problema di grandissimo rilievo. Gli altri li stiamo preparando, e quindi non vi anticipo. Oggi parliamo di un tema ipergenerale, che è innovazione e sanità. Perché è così importante? Perché la sanità è, anche senza bisogno della tecnologia, stava subendo delle trasformazioni di cui la tecnologia è stata, in modo programmatico o non programmatico, motore di trasformazione. Giusto per darvi un'idea, si è svolto la scorsa settimana a Roma un forum sulla sanità e l'informatica, naturalmente, e dove il tema era la connected care, la cura connessa. Allora io ho guardato, mi sono tirato giù il programma di questo forum, e il primo punto per loro di rilievo grandissimo, e credo che tutti possiamo concordare,
è il cittadino protagonista nel percorso di prevenzione e cura. E il secondo è su spendere bene i soldi dell'innovazione, il secondo tema. Il terzo è il digitale di prossimità, cioè una tecnologia che si arricchisce dal fatto della, che arricchisce la compresenza, quindi la visita, per fare essere chiari, nello studio del medico a disposizione del cittadino. Questi erano i tre temi. Non compare mai la distinzione tra medico di base e medico specialista. Siccome io sono un socialdemocratico vecchio stile, ho sempre pensato che nella riforma della sanità italiana, che abbiamo fatto qualche decennio fa, abbiamo fatto molte cose fatte bene, ma una l'abbiamo proprio sbroccata, ed è quella che ha lentamente trasformato il medico di base, il medico di famiglia, in un burocrate. E fin qua però posso pensare... Burocrate. E fin qua si può pensare che questo era un processo che era un po' nelle cose, nel senso che molte elementi congiuravano perché questo avvenisse. Quello che invece non era nelle cose è che nessuno dicesse dobbiamo fermare questo processo. E dal forum della PA andando a ritroso, che qualcuno abbia pensato questo processo è una cosa che dobbiamo contrastare, non è avvenuto. È avvenuto che qualcuno si sia lamentato del processo, ma senza volerlo contrastare. Quindi questo è uno dei temi. Perché è così importante, secondo me? Perché la cura della persona richiede continuità. E la cura continuativa per una persona è il medico che segue quella persona o quella famiglia. Lo specialista che interviene quando ho una malattia più o meno grave mi risolve un problema che però è riconducibile a un problema tecnico. Un problema della macchina del mio corpo, anche la macchina mentale, ma che va risolto, ma quando va risolto il medico torna a casa sua e io vivo da solo. È diverso invece la presenza costante della cura. E questa non è stata... La seconda cosa che è di grandissima importanza è che là, e questo spiega perché si dice l'innovazione va usata bene, è che la sanità è una macchina che costa una gran quantità di quattrini. E come voi sapete, non vale per tutti gli stati della Terra, ma per l'Italia vale in particolare, noi di soldi non ne abbiamo più neanche uno. E quindi noi dovremmo essere molto attenti a spendere di meno. Ma faccio un esempio giusto perché ci capiamo. 5-6 anni fa è stata lanciata un'azione per rendere i prezzi delle medicine uniformi sul territorio nazionale. Dopo un anno è stato detto qualcosa su cosa stava succedendo. Io non è che posso garantire che non sono usciti, ma non so se questo risultato è stato raggiunto pienamente o no. Ed è un risultato tecnicamente raggiungibile, perché non si capisce cosa potrebbe, chi potrebbe lamentarsi del fatto, neanche le industrie possono lamentarsi, perché se vendono alla Lombardia a 30, non vedo come possono lamentarsi che all'improvviso anche la Sicilia compra a 30 invece che a 100. Quei 70, voi potete capire che hanno un destino che, su cui nulla di buono si può dire. E quindi il problema di spendere bene è sicuramente un problema. C'è qualcosa di rilevante, che è il fatto che le tecnologie possono aumentare di molto la capacità di self-care, di autocura, cioè di curarsi da soli. Devo dire che però sarebbe necessario, secondo me, che con maggiore ricchezza noi prendessimo in considerazione il fatto che le persone non sono individui isolati,
ma hanno reti di aiuto nella famiglia, nel vicinato, eccetera, e che questa dovrebbe essere. Cioè, per avere il massimo di risultati bisognerebbe probabilmente mettere in gioco questo, perché questa è la modalità con cui oggi si fa self-care in Italia. Io sono vecchietto e quindi ho già perso i miei genitori, poi adesso ci sono... Tra poco i miei figli perderanno i suoi genitori, cioè me, intanto i coetanei di mio figlio cominciano a perdere i genitori o comunque si ammalano, si invecchiano, eccetera, e vedo che la self-care è sempre una care che coinvolge ampiamente le famiglie, i figli, i parenti. Allora è questo che noi dobbiamo mettere al centro, perché già l'isolamento della persona dai suoi cari è una cosa che rompe un pezzettino del concetto di cura. Ma comunque di questo adesso facciamo parlare i nostri due autori, che sono alla mia destra Federico Cabizza, che è un mio collega alla Bicocca, come vedete è più giovane di me, quindi dura molto di più. Speriamo, eh. Sì, è un po' malato adesso, quindi forse... Ed è un informatico, ma che ha una delle sue aree di ricerca principali nell'informatica in sanità. Collabora con uno dei più grandi ospedali privati, no, anzi una delle più grandi aziende ospedaliere private, quindi è dentro di tutti gli aspetti di questa cosa. Dall'altra parte c'è Eugenio Santoro, che invece lavora in un istituto prestigioso e molto amato a Milano, che è l'Istituto Mario Negri, dove si occupa delle politiche di cura, mi sembra, e uso delle tecnologie. Uso delle tecnologie per il ecco. Quindi vedete due punti di vista diversi, il ricercatore e chi invece fa anche ricerca, ma fa una ricerca più legata allo sviluppo delle pratiche. E allora oggi cominciamo, per scaldare, anche perché così noi pubblico possiamo metterci in pari con quello che loro sanno, chiedendogli prima all'uno e poi all'altro, prima a Eugenio e poi a Federico, quali sono gli aspetti più rilevanti dell'innovazione in sanità. Possono anche dire se ha ragione il Forum PA o se c'è qualche aspetto che si sono dimenticati. Prego. Beh, intanto grazie per l'invito a partecipare. Inizio con uno scoop. Sono stato studente al primo anno di università, l'ho avuta come docente. Oh, wow. Poi ho seguito altri corsi, ho seguito il corso serale, ma poi il primo anno insomma l'ho avuto come docente, quindi mi onora doppiamente il fatto Questo è uno dei miei problemi, siccome ho insegnato 45 anni, ne ho avuti qualche migliaio di studenti. E ogni volta ne spunta uno. Pensate che una volta ero andato a fare un seminario a Trapani e pensavo lì, faccio il seminario, si alza uno e fa: professore, ho seguito un suo corso. E anche qua. Sono contento. Colonna vedete, portante. Insomma. I miei allievi si fanno onore nel mondo. Prego. Allora, gli aspetti più rilevanti dell'innovazione in sanità oggi, ha ragione il Forum PA? Beh, in parte sì, nel senso che l'innovazione tecnologica oggi in sanità sta andando sempre verso più il paziente, cioè l'idea è di dotarlo di strumenti in qualche modo capaci per fare prevenzione da una parte e cura dall'altra. Perché? Perché si è capito che la tecnologia riesce a favorire questo fenomeno attraverso la raccolta di dati, attraverso la comunicazione di dati al medico o allo specialista, perché determinati dati li conosce soltanto il paziente e quindi questo favorisce in qualche modo la comunicazione con il medico o con lo specialista. Ci sono diverse sfaccettature nell'impiego di innovazione. Quando si parla di innovazione tecnologica si parla di tantissime cose. Un po' di ordine forse andrebbe fatta, perché oggi le cose più interessanti, certamente al di là dell'intelligenza artificiale, che è un'area che si sta muovendo
abbastanza velocemente e autonomamente, cioè tutta l'area legata al mondo delle applicazioni, legata al mondo dei cosiddetti wearables, cioè i braccialetti, gli orologi intelligenti, al mondo della cosiddetta Internet of Things, cioè la sensoristica che permette di rilevare parametri indipendentemente dal posto in cui inserisco i sensori, che possono essere indumenti, possono essere sensori posizionati in casa, posizionati sotto il letto, che mi permettono di capire, per esempio, se un anziano è caduto in quel momento, oppure se è in una particolare condizione che necessita un intervento. Tutte le innovazioni tecnologiche, queste che ho descritto e altre, sono utili, perché qui bisogna sempre sfatare il concetto, ciò che è innovativo non necessariamente è utile. Noi in particolare, appunto, al Mario Negri, ci occupiamo di studiare l'impatto delle nuove tecnologie su quelli che si chiamano esiti di salute, che altro vuol dire che sono utili per farmi stare meglio, sono utili per migliorare il mio stato di salute. E questa cosa è, diciamo, è una cosa che sta abbastanza al di fuori di chi produce questi strumenti, che arriva dal mondo dell'industria, è abituato a ragionare in termini di innovazione tecnologica uguale faccio sicuramente meglio alcune operazioni, uguale il paziente raggiunge meglio gli obiettivi di salute rispetto ad altre metodologie che oggi si stanno utilizzando. Ecco, se è parzialmente vero il primo passaggio, il secondo è tutto da dimostrare. Quindi quello che in parte appunto noi facciamo in istituto è considerare l'innovazione tecnologica e gli strumenti tecnologici come se fossero dei farmaci e studiati come tali. Un farmaco, per poter essere in commercio, non è che viene sviluppato, poi viene fornito ai pazienti, no, passa attraverso tutta una serie di fasi che riguardano la ricerca clinica, non ricerca tecnologica del farmaco, per esempio, che vanno a dimostrare che quel farmaco lì effettivamente raggiunge gli obiettivi che si era predefinito, ma non li raggiunge e basta, li raggiunge meglio in maniera statisticamente significativa rispetto a quello che oggi si fa per raggiungere lo stesso determinato obiettivo. Obiettivo che può essere riduzione della pressione, riduzione dell'emoglobina glicata nei pazienti diabetici, sopravvivenza nei pazienti oncologici o pensate a qualunque altro di tipo di paziente. Ecco, se manca questa parte è difficile poterli proporre come strumenti che possono essere oggettivamente utilizzati. Oggi, rispetto a tutto quello che esiste, dalle applicazioni appunto ai wearable, all'internet delle cose, davvero poche cose sono state studiate dal punto di vista clinico. Pochi di questi strumenti, una volta realizzati, sono stati sottoposti a validazione scientifica che ne misuri la efficacia, o meglio la maggiore efficacia rispetto a quanto già esiste, che è l'unico argomento che è possibile utilizzare poi per decidere se quello strumento può essere utilizzato, quindi per far decidere ai decisori, quelli che devono mettere i soldi, quelli che devono rimborsare, quelli che li devono prescrivere, gli stessi medici. Oggi, a fronte di una disponibilità enorme, gli ultimi dati sono 320.000 le applicazioni in ambito salute, di fronte a una disponibilità di tutti questi strumenti, solo molto pochi sono utilizzati dai medici, molto più utilizzati dai pazienti. Quanto in maniera utile da parte dei pazienti, cioè quanto poi ne traggono giovani i pazienti, questo è tutto da dimostrare in determinate aree laddove non esistono dimostrazioni scientifiche sulla loro utilità. Quindi innovazioni tecnologiche, appunto, ce ne sono molte. Quelle laddove esistono delle prove, faccio alcuni esempi a caso. Innanzitutto, dichiarazione: non prendo soldi da nessuno, bisogna sempre farla, perché se no sembra che io parli di quei casi solo perché prendo soldi. L'orologio, per esempio, della Apple, che è stato lanciato l'anno scorso, quello è un dispositivo medico, non è un giocattolo.
è un dispositivo medico, vuol dire che è stato approvato negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration, che è l'ente regolatorio dei farmaci, il corrispondente del nostro AIFA, tanto per intenderci, cioè quell'ente che decide se un farmaco può essere messo in commercio o no. Lì la Food and Drug Administration decide sia dei farmaci che dei cosiddetti dispositivi medici. Ebbene, ha avuto l'approvazione da parte della Food and Drug Administration perché c'è stata una grossissima validazione scientifica dietro, è stata fatta ricerca clinica. Io quando parlo con i tecnici, pur arrivando dalla tecnologia, la ricerca tecnologica è una cosa, ricerca e sviluppo in ambito tecnologico è una cosa, vuol dire sviluppare lo strumento, provare che tutto sommato funzioni abbastanza correttamente, che non dia particolari errori, e finisce lì ricerca e sviluppo. Quello che intendo io, ricerca clinica, è la ricerca sul campo clinico per dimostrare che quello strumento è efficace. Esempi ce ne sono, ce n'è questo, ne potrei fare tanti altri anche nell'ambito delle applicazioni. Applicazioni, per esempio, basate su stili di vita, quindi applicazioni che forniscono informazioni dal punto di vista alimentare, che favoriscono l'esercizio fisico, che si sono dimostrate in questi studi clinici più efficaci rispetto a quanto oggi fa il medico per raggiungere alcuni obiettivi, quali dimagrimento, per esempio, clinici, riduzione dell'emoglobina glicata nei pazienti che hanno il diabete. Ecco, quelli sono strumenti che possono essere suggeriti al paziente perché è stato raggiunto, perché c'è una, come dire, una dimostrazione della loro reale efficacia. E poi si potrebbe parlare di tanti altri strumenti di cui ne parlerò dopo, insomma, per non spendermi di tutti adesso, ma il messaggio qui è: innovazione tecnologica va bene, ma deve essere in qualche modo misurata sul campo clinico. Tocca a te. Allora, per me, buonasera a tutti, per me è doveroso scusarmi per la voce, certo non è colpa mia, mi sono curato al meglio delle mie possibilità, però questa è la mia situazione. Le tecnologie non sono state sufficienti stavolta. I dispositivi medici. La buona notizia è che parlerò poco, la cattiva notizia è che la mia voce diventerà forse sempre più cavernosa. Ad ogni modo, io sapevo che parlare dopo Eugenio avrebbe reso il mio intervento piuttosto ridondante e rischio di sottolineare soprattutto quello che mi è maggiormente a cuore. Anche io mi occupo di ricerca applicata, lavoro all'Istituto Ortopedico Galeazzi, è la mia seconda affiliazione oltre all'università in cui lavoro con il professor De Michelis, ed effettivamente il nostro obiettivo primario è quello di capire come migliorare realmente la vita, il lavoro dei clinici e quindi di conseguenza anche la vita dei pazienti. Ci sono due elementi che per me, almeno a me, colpiscono molto riflettendo sul concetto di innovazione in sanità oggi. Il primo, ed evidentemente mi ricollego a quanto detto da Eugenio, è il fatto che tutta una serie di dispositivi medici veri e propri, anche con certificazione e approvazione al commercio, sono in realtà il telefonino del paziente o un wearable che può essere regalato a Natale perché fa tante altre cose. È un po' come se ci fosse l'adozione anche in sanità, in medicina, dell'approccio bring your own device, cioè porta il tuo stesso dispositivo nel campo, nell'agone, diciamo così, ed è soprattutto utilizza il tuo stesso dispositivo. Quindi le keyword che si sentono spesso ripetere è quella della mobile health, la sanità basata su dispositivi mobili e addirittura la digital therapeutics, quando si vuole appunto portare con sé al concetto anche l'idea che la priorità sia la validazione anche in termini di efficacia terapeutica di questi dispositivi, esattamente come si fa per i farmaci. Quindi una rivoluzione anche del monitoraggio, perché a differenza di tanti altri dispositivi, questi li usa il 90% della popolazione e li usa sempre, costantemente. Cioè il fatto di usare il proprio dispositivo è una rivoluzione che non dobbiamo sottovalutare. Sono strumenti che già abitano il nostro ambiente, la nostra vita, le nostre pratiche quotidiane. E infatti mi piace pensare a un'innovazione anche di pratica,
Cioè il fatto che un'applicazione sul proprio telefonino o un orologio, diciamo smart, come può essere quello dell'Apple, purtroppo neanche io prendo soldi dall'Apple, mi piacerebbe però, in un certo senso anche, non ho conflitti di interesse purtroppo, come si suol dire. Di fatto è l'innovazione che viene verso di noi, non noi che ci dobbiamo muovere per adottare, modificando le nostre abitudini, uno strumento innovativo. È un'innovazione di pratica che però si innesta su pratiche quotidiane che fanno parte della nostra vita, del nostro vissuto. Un secondo elemento, quindi il primo elemento ero convinto che appunto sarebbe stato anticipato giustamente da Eugenio, che è uno dei massimi esperti in Italia su questo tema del mobile health. Il secondo tema, che per me è associato fortemente al concetto di innovazione in sanità, è la disponibilità di software intelligente, con molte virgolette, cioè di intelligenza artificiale, per usare una dizione anglosassone, platform as a service, cioè il fatto che funzionalità molto avanzate e che richiedono investimenti in ricerca e sviluppo che pochissime aziende sulla Terra possono permettersi, sono in realtà disponibili molto facilmente perché sono sul cloud, sono accessibili sulla rete, sull'internet. La cosiddetta medical AI, cioè l'intelligenza artificiale medica, è di fatto una funzionalità che sta diventando sempre più commodity, cioè sempre più qualcosa che possiamo, di cui possiamo usufruire sotto certi volumi gratuitamente, o quasi, perché di fatto se è un servizio gratuito in realtà stiamo vendendo al fornitore tutta una serie di informazioni anche piuttosto sensibili, perché riguardano la nostra salute, che ci riguardano, e un'azienda ospedaliera sopra un certo volume ha costi relativamente bassi. Ad esempio l'Istituto Ortopedico Galeazzi sta sperimentando l'utilizzo di un'intelligenza artificiale a supporto della diagnosi, cioè un'intelligenza artificiale che è in grado di fare diagnosi molto accurate dell'imaging diagnostico, quindi immagini digitali che vengono fatte di routine, come la TAC, la risonanza magnetica, tutto ciò che poi in realtà sono in formato digitale da molti anni. E per avere un responso, cioè per avere un referto, o quantomeno un'indicazione diagnostica, in pochi secondi, relativamente ad un'immagine diagnostica, l'azienda fornitrice, che appunto sta facendo testare questo servizio, Zebra Medical Vision, chiede un solo dollaro. Cioè, di fatto, pensate a quanto può costare un esame come una risonanza magnetica, tanto al Servizio Sanitario Nazionale quanto diciamo a chi paga di borsello suo l'assicurazione. Alla fine, forse la cosa più importante, cioè avere un'etichetta diagnostica relativamente a quanto si può vedere, non è facile, ci sono dei professionisti apposta, dall'imaging, costa un solo dollaro. Ed evidentemente questa indicazione, per quanto molto accurata, non è perfetta, deve essere validata da un radiologo, però pensate a quanto possa velocizzare il suo lavoro, se relativamente a una grande quantità di tipologie, di anomalie, di malattie, effettivamente l'intelligenza artificiale riesce a dare un responso in pochi secondi. Quindi c'è un'innovazione di pratica che si innesta su delle pratiche vissute e un'innovazione di processo. E De Michelis spesso lo sostiene, un'innovazione di prodotto in qualche modo è un'innovazione che è incompiuta, che non si è ancora trasferita nella vita di tutti i giorni. Si potrebbe citare Ford, penso che fosse lui, che sosteneva che non c'è reale innovazione se poi alla fine quello che è un prodotto innovativo viene effettivamente usato dal grande strato della popolazione, quindi in qualche modo migliora la vita di tutti. Ecco, qui noi abbiamo finalmente un'innovazione anche di processo, che è in grado di rendere più efficiente ed efficace molti processi appunto di interpretazione medica. Per finire vorrei complementare un discorso su cui sono assolutamente d'accordo, quello che Eugenio ha fatto sull'efficacia. Effettivamente il fornitore di un dispositivo medico si può accontentare di valutare che il suo prodotto risponda a una serie di requisiti,
In realtà per avere la certificazione, soprattutto in Europa, poiché è molto probabile che il dispositivo medico sia un software a supporto di processi molto importanti come la diagnosi, la terapia, è importante anche fare una validazione clinica, anche ab origine, fatta da un ente terzo, se il dispositivo medico è nella famigerata, voi magari non dice niente, ma classe 2B, perché è una classe che in cui probabilmente dall'anno prossimo dovranno finire tutta una serie di software e dispositivi, e il fatto che debba essere ottenuta una certificazione di più alto livello rispetto alla classe 1, dove di solito che è associata alla maggior parte dei software e dei dispositivi attualmente in commercio, porterà ad una enorme spesa aggiuntiva con ricadute che non sappiamo ancora valutare bene in termini di aumento di costi, eccetera. Però oltre all'efficacia, effettivamente, proprio perché è un'innovazione di processo, potremmo pensare invece a una valutazione più, adesso uso un termine che viene abusato e mi è anche venuto un po' a noia, olistico, cioè il fatto che un dispositivo medico, un software che si pone come dispositivo medico, debba essere valutato non solo per la sua efficacia ma anche per la sua costo-efficacia, quindi non soltanto la sua capacità di essere almeno pari in termini di efficacia ad un trattamento esistente, ma anche e soprattutto in grado di abbattere i costi, in grado di essere più sostenibile, in grado di essere usufruito da una larga porzione di persone, sempre maggiore, perché il fenomeno della popolazione che invecchia può portare, si presume, ad un aumento del numero di richieste di accesso a servizi sanitari largamente intesi. Quindi una parolaccia che adesso spero i vari settori professionali incomincino ad accettare di miglior grado, è la cosiddetta valutazione della tecnologia sanitaria, cioè la Health Technology Assessment, una valutazione che raramente può essere ricondotta soltanto a studi sperimentali anche randomizzati ma in contesti clinici chiusi, e che debba valutare veramente tutto il processo di procurement, quindi di acquisto, di manutenzione nel tempo, di adozione e adattazione, in qualche modo adattamento di queste tecnologie a workflow, quindi a processi di lavoro molto diversi. Una sfida che però le nuove generazioni di ricercatori e di professionisti della tecnologia sanitaria fanno bene a raccogliere, perché è l'unico presidio perché questi oggetti, queste tecnologie possono effettivamente migliorare la vita dei clinici e dei pazienti. E io voglio provare a insigarli un po', perché mi sembrano un po' troppo ottimisti. Allora, volevo porvi due questioni. Il primo è: gran parte dell'innovazione di cui avete parlato, e voi l'avete detto, è innovazione delle imprese. È già miracoloso che il sistema pubblico si accorga che esistono, ma non c'entra niente. Quindi i famosi investimenti in innovazione dello Stato su questa roba non hanno inciso per nulla. Anzi, e qui viene la seconda cosa di cui volevo parlare. In Italia noi abbiamo investito molti quattrini in una cosa chiamata il fascicolo sanitario personale, e questa cosa non viene utilizzata da nessuno. Questo è interessante, perché in questo c'è una omogeneità: non lo usano i cittadini, che stanno sotto il 10%, è al 7%, ecco, sono al 7%, vuol dire 7 cittadini su 100 ogni tanto vanno a vedere il loro fascicolo sanitario, ma non lo usano i medici di base, i famosi general practitioner. Il mio medico di base, quando gli ho detto che mi ha chiesto un certificato fatto dalla mia diabetologa, ha detto: ma se lo prenda... Ah no, io non vado in quel posto lì, come se fosse una roba in cui ci si sporca. E non lo usa la mia diabetologa, che lei preferisce che io vada nel suo ospedale a farmi le analisi, perché allora accede, perché quello del suo ospedale lo usa, ma quello della regione non lo usa. La cosa sorprendente è che ho letto un articolo di uno informato che dice che la cosa migliorerà, perché adesso verrà finalmente realizzata, 5 anni che ci lavorano, la interoperabilità tra i fascicoli delle diverse regioni. Ma
Tutte le persone a cui io ho parlato e che non lo usano, non è che non lo usano perché non è interoperabile, anche perché dell'interoperabilità è interessata all'interoperabilità il 3% della popolazione. Il 97% si cura tutto nella stessa regione, quindi non è interessata. Eppure noi stiamo investendo molti quattrini pensando che con questo miglioreremo il tasso di uso. Oltre a questo c'è anche il fatto che l'impostazione logica dei fascicoli sanitari è diversa nelle diverse regioni, per esempio è diversa in Emilia e in Lombardia, che sono pure le due regioni più avanzate su questo terreno. Allora, il primo punto è, non sarebbe opportuno che uno dicesse ma forse devo ancora spendere soldi là, devo fare delle altre cose, posso chiedere alla Apple, perché la Apple ha un progetto di fascicolo sanitario, se me lo vende anche quello e glielo facciamo usare. Cioè, quello che voglio dire è che mi sembra che viviamo in una situazione in cui di discutere seriamente di cosa c'è e cosa non c'è non siamo molto interessati. L'altro argomento è invece una cosa di cui voi non avete parlato. La sanità è diventata uno degli argomenti che più attira a livello del sociale in rete. Quello che avviene però è che il sociale in rete assume forme molto diverse. Per indicare i due casi estremi, in uno è il sociale in rete, c'è la gente che va e si cambia l'indirizzo del medico, cioè del tipo, ma tu che hai il raffreddore, da chi sei andato? Dal dottor Rossi, che è uno specialista di raffreddore, e gli altri vanno dal dottor Rossi. Questo è il cittadino che è pienamente fiducioso nella sanità pubblica e semplicemente trova che la sanità pubblica è un po' opaca e allora usa la rete per rendere la sanità pubblica meno opaca. All'estremo opposto c'è invece il sociale che è, chiamiamolo, in rivolta, e quindi se compare il nome del dottor Rossi è per dire che è un delinquente, un assassino, è lui che ha ucciso mia moglie, mio figlio, eh? E se no i nomi di medici che non sono assassini non compaiono, ed è invece tutto orientato al fai da te contro i medici, contro la sanità. Sono i luoghi, i brodi di cultura del no ai vaccini, no a questa roba, viva la cura di questo santone, l'omeopatia va alla grande, eccetera. Cioè il sociale in rete enfatizza fenomeni che esistevano anche prima, perché non è che la sanità è un servizio, il servizio ha questa caratteristica, che il fatto che il 97% dei casi tutto vada bene non risolve il problema del 3%, e il 3% a cui non è andata bene si lamenta. Il dramma è che la rete enfatizza, mentre quello, il 97% a cui è andata bene, non è che fa complimenti, questa è una cosa che la rete cerca di spingere. Voi fate un acquisto e il negoziante, quello che te l'ha venduta, eccetera, dicono fai una recensione, di bene di noi. Però è una cosa noiosa dir bene, quindi noi tendenzialmente non lo facciamo, mentre dir male è una cosa che libera, come dire, lo spirito. E quindi diciamo che l'effetto di un parere negativo nella sanità vale 100 volte l'effetto di un parere positivo, e quindi queste reti sociali stanno cambiando il clima della sanità. I medici, che già erano un po' timorosi, sono sempre più sulla difesa, hanno 12 avvocati, ormai secondo me vanno anche in camera, sala operatoria con gli avvocati, e fotografano tutto per essere sicuri che nessuno li possa denunciare. Allora, cosa voglio dire? Che non è che le cose stanno andando nel senso che la sanità migliora. Le cose stanno andando nel senso che alcune prestazioni migliorano, alcune cose migliorano e alcune contraddizioni appaiono più violente. E il dibattito tende ad essere un pochino omissivo, cioè omette di affrontare i problemi.
Prego. Sfondi una porta aperta. Fascicoli sanitari elettronici, cominciamo da lì. Io prima volta mi sono occupato è 20 anni fa. Da 10 anni ho smesso di occupare. No, nel senso che noto che non ci sono affatto miglioramenti. Sono verissime le critiche. La situazione oggi è questa. Cioè, sono 21 sistemi di fascicolo sanitario elettronico che non si parlano fra di loro, che anche all'interno della stessa regione non sono affatto completi. Oggi ci dovrebbe essere l'obbligo da parte delle strutture pubbliche, da parte delle convenzionate, di fornire i dati delle prestazioni di cui voi fruite nelle varie strutture alle quali vi rivolgete, e se sul pubblico e sul convenzionato i dati ci sono, sul convenzionato non sempre, perché i rapporti fra alcune strutture convenzionate e il sistema sanitario nazionale per questi aspetti non ci sono ancora, quindi lì ce li avete e ce li avete parzialmente, non avete niente assolutamente sul non convenzionato, su case di cura, piuttosto che strutture dove vi rivolgete pagando privatamente, quei dati ovviamente non ci sono. Quindi c'è intanto una carenza di dati all'interno del fascicolo, che poche persone utilizzano, dicevamo il 7%, nonostante i numeri incredibili, 40% continua a sostenere la regione Lombardia, ma evidentemente sono quelli che lo hanno attivato per qualche ragione, non quelli che lo vanno a vedere. E addirittura sono successe delle altre situazioni. Tu hai raccontato una lettera, ne racconto un altro. Il mio medico ha ricevuto una notifica di un mio accesso al pronto soccorso un anno dopo che questo è avvenuto. Tant'è che mi ha ripreso dicendo: ma sei stato al pronto soccorso? Non mi hai detto nulla. Ma veramente no, l'ultima volta è stato un anno fa. Dice: ma ho ricevuto questa cosa, va a controllare le date, era l'accesso dell'anno precedente. Quindi anche sulla puntualità stiamo abbastanza indietro. È uno strumento che è nato male nel senso che è nato per risolvere problemi amministrativi, cioè per tenere traccia di tutte le prestazioni e dei loro costi, e così viene utilizzato poi dalle varie regioni. Non è stato pensato come strumento clinico per prendere decisioni, ed è la ragione per cui i medici preferiscono avere da me il referto piuttosto che andarlo a recuperare altrove. Non ultimo il fatto che non si integra questo sistema con altri sistemi che i medici hanno per la gestione dei dati, e quindi è difficile che riescano a parlarsi due sistemi, cosa che rende molto più facile di nuovo chiedere al paziente. Di soldi ne sono spesi tantissimi, in Lombardia Informatica era arrivata a 1 miliardo di euro nel corso dei 10 anni da parte di Lombardia Informatica. Io non so quanto valga la pena ancora insistere su questi aspetti, è vero, ho sentito ancora settimana scorsa una deputata che mi ha ridetto la stessa cosa, ha detto: ma stiamo lavorando all'interoperabilità, adesso l'agenda digitale riesce, cioè, è il primo punto in questione, che si sente insomma da 5 anni. Io personalmente devo dire non ci faccio molto affidamento, seppur con l'impiego di questi strumenti, se fossero completi, tante cose si potrebbero fare. Forse citerà Federico dopo, ma esistono dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale che lavorano sui fascicoli sanitari elettronici, che riescono a fare predizione con una certa attendibilità. Quindi ci fossero quei dati, riusciremmo tutti a stare meglio. Gli investimenti non ce ne sono in Italia, contrariamente a quanto avviene all'estero. Nel Regno Unito stanno investendo un sacco di soldi in digital health, tanti, ma proprio tanti, proprio perché hanno capito che attraverso strumenti di digital health possono, fra le altre cose, anche sopperire al problema che anche loro avranno di una riduzione di medici nei prossimi anni. Questo è davvero un grosso problema anche in Italia, e se non pensiamo a strumenti digitali che in qualche modo consentano di fare telemonitoraggio, telemedicina spinta attraverso strumenti studiati ad hoc, applicazioni, wearable, insomma tutto ciò che in qualche modo è verificato, validato,
che può essere utilizzato, e non potremo avere medici a disposizione. E in questo gli investimenti li stanno facendo invece le grandi società, Google che ha appena acquistato Fitbit, ai tempi aziende farmaceutiche, Roche che ha comprato un'applicazione nota nell'ambiente per fare per gestire l'alimentazione e l'esercizio fisico che si chiama MyFitnessPal, Adidas che ha comprato Runtastic, altra applicazione nota per gestire i programmi di esercizio fisico e di corsa. Insomma, si stanno muovendo in molti in questo ambito con dei problemi a cui dovremmo andare incontro, ma daremo i dati al privato e questa è un'altra questione su cui bisognerà molto ragionare. Sui social, i social sono oggettivamente fonte di fake news, anche se alcuni studi hanno un po' ridimensionato il ruolo stesso dei social. Sono arrivato alla conclusione che le fake news arrivano da un modo di pensare che noi abbiamo, più che da una dinamica di convincimento l'uno dell'altro. Su certi argomenti, per esempio quelle delle vaccinazioni, sono argomenti fortemente polarizzanti, quindi chi la pensa in un modo continuerà a pensarla in quel modo. Se tu anzi cerchi di convincerlo del contrario, lui si convince ulteriormente della bontà del suo pensiero, proprio perché tu stai cercando di convincerlo del contrario. Insomma, su questo ci sono numerosi studi. Bisogna anche dire che il numero di persone che la pensano in un certo modo è limitato. Sempre rimanendo sui social, esistono altre due tipologie di uso della socialità che hanno effetti diversi. Il primo era quello che veniva citato prima, i cosiddetti sistemi, si chiamano sistemi di rating, ma non sono nient'altro che i trip advisor del medico, tanto per intenderci. Valuto l'operato di un medico, valuto l'operato di una struttura. Esistono, devo dire che anche lì i danni sono abbastanza limitati. Studi dimostrano che se io decido di cambiare medico non lo faccio sulla base di quei sistemi, ma lo faccio per altre ragioni e fortunatamente aggiungo io. Molto più interessanti sono le cosiddette online communities, cioè gruppi di pazienti chiusi, immaginateli come se fossero dei gruppi su Facebook, non necessariamente assumono questa forma, ma concettualmente di questo si tratta, in cui i pazienti scambiano le proprie opinioni. Beh, si è visto che in alcune aree mediche, per esempio quella dell'oncologia e quella della diabetologia, sono aree nelle quali questi strumenti sono visti in maniera molto affidabile dai pazienti, cioè cercano in queste aree piuttosto che andare a cercare a caso su internet. Una recente indagine che abbiamo fatto proprio su pazienti oncologici dimostra che al primo posto ci sono i siti web, quelli affidabili dal punto di vista scientifico, al secondo posto ci sono gli online communities, perché sono posti in cui il confronto tra pari effettivamente aiuta dal punto di vista psicologico, aiuta dal punto di vista della gestione dello stress e dell'ansia, aiuta a capire meglio come affrontare la malattia. Peraltro altri studi clinici, quindi dove si è dimostrato in studi randomizzati chi fa uso di community rispetto a chi non ne fa uso, davvero alcuni esiti, come per esempio ansia e depressione, ne risultano migliorati rispetto appunto a chi non usa, questi strumenti. Cosa bisogna fare? Perché poi la domanda è, il problema c'è, soprattutto sui social, certamente aumentare la presenza da parte di chi può aiutare a lottare contro il fenomeno delle fake news. Non è un caso che l'anno scorso, per esempio, sono stati lanciati alcuni portali istituzionali e con loro dei canali social ad hoc, uno da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e un altro da parte della FNONCEO. La FNONCEO è la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che fa un'opera di informazione molto, molto capillare e soprattutto fornisce una serie di informazioni molto facili da fruire, nulla a che vedere con
il medicase che è utilizzato da tanti siti istituzionali, penso per esempio a quelle delle società scientifiche. E sempre più avviene la partecipazione da parte di, chiamiamoli con un nome, influencer, medici e ricercatori, che entrano in gioco nel combattere appunto le fake news o nel farsi portavoce di una serie di risultati ottenuti dal mondo scientifico, scritto in maniera molto sintetica e facile da capire, nelle aree di loro competenza. Lo si osserva, è cominciato con il fenomeno Burioni, ma tanti altri oggi seguono insomma questa via in maniera profittevole. Sul tema del poco uso da parte dei cittadini del fascicolo sanitario elettronico, in realtà noi due abbiamo scritto anche un articolo, sì. Abbiamo scritto nel 2015, però non è cambiato niente. No, cioè, noi abbiamo fatto uno studio empirico coinvolgendo degli utenti, era uno studio basato su intervista, e uno dei problemi principali era l'utilità percepita di questo strumento e l'usabilità. Io, poiché insegno interazione uomo-macchina, potrei dire appunto che con me hai sfondato una porta aperta. Molti applicativi anche a supporto della salute, quindi di qualcosa che ci è molto vicino, non sono progettati né concepiti né progettati né realizzati tenendo l'utente al centro, ma secondo un'impostazione quasi industriale, no? Ci sono dei requisiti magari definiti a prioristicamente dal committente più o meno esperto di certe applicazioni, e poi c'è una catena di montaggio che realizza un prodotto magari ineccepibile da un punto di vista funzionale, ma che effettivamente non soddisfa l'utente, cioè non è in grado di essere adottato e anche adattato. È un gioco di parole che ho già fatto, perché nell'adozione c'è sempre anche una modifica da parte dell'utente, perché il progettista non può prevedere tutti i possibili usi, c'è sempre un uso creativo da parte dell'utente, anche se non magari relativo a tutte le funzionalità, ma c'è sempre qualcosa che in qualche modo può sorprendere anche il progettista più esperto. Quindi io spero che, tu hai fatto il caso dell'Apple, l'Apple non è che sia un'azienda che qualunque cosa tocca trasforma in oro, è un'azienda che... non più, ok. Non, ma in generale non ci sono aziende che hanno un tocco magico, ci sono aziende che hanno capito che è fondamentale soddisfare l'utente, che poi è un cliente, che poi è anche uno che paga e che se non è contento, se può, passa all'azienda concorrente. Ecco, noi abbiamo sofferto del fatto che certi applicativi venivano concepiti in un contesto di monopolio, cioè o c'è questo o ti attacchi. Invece, come spesso capita, insomma Smith l'ha detto chiaramente con la metafora della mano invisibile, la concorrenza può portare a prodotti aiuto, che effettivamente sono più gradevoli, sono migliori sotto tanti aspetti. L'aspetto estetico è il minore. Io mi riferisco soprattutto all'aspetto estetico come diciamo sensibilità, come qualcosa che può essere percepita in maniera più immediata, più semplice da capire. Uno dei temi che per esempio osservammo era il fatto che nel fascicolo sanitario finivano dei documenti in PDF e di difficile accesso. Ora il PDF è un formato, come dice la parola stessa, portabile, quindi c'è interoperabilità dal basso, diciamo. Se un ospedale mette nella struttura del fascicolo sanitario un referto in PDF, evidentemente lo si può aprire da diversi dispositivi terminali, basta che abbiano il lettore. Però si sono formati che sono più aperti, più aperti, che permettono anche un'elaborazione da parte dei computer, che non è soltanto il cercare una parola chiave all'interno del testo, e appunto che possono abilitare anche quei servizi a cui ha accennato Eugenio di intelligenza artificiale, che guardando dentro il contenuto strutturato o non strutturato di questi documenti può apprendere dei pattern non banali, non immediati, e quindi può apprendere i modi migliori per fornire un supporto decisionale alla prognostica, quindi capire se le cose stanno progredendo come previsto o comunque in maniera positiva, e supporto alla diagnosi e alla gestione della terapia.
Poi per quanto riguarda il social, io non sono un esperto, quindi sono contento che Eugenio abbia detto un po' tutto quello che effettivamente è opportuno ricordare, però al Galeazzi mi occupo di un elemento qualitativo basato sulla percezione dei pazienti del loro stesso stato di salute. Mi occupo di PROMS. Il PROMS è una parola che un anno fa, due anni fa, bisognava spiegare, anche adesso evidentemente a seconda dei contesti, ma che gli operatori del settore hanno imparato a conoscere molto bene. PROMS vuol dire Patient Reported Outcome Measure, una misura dell'esito come questo riferito dal paziente stesso. E tendenzialmente in medicina ci si basava sempre sull'opinione del medico che compilava, che compila tuttora dei questionari, dei moduli che fanno parte della cartella clinica, e questi sono i dati di qualità su cui in qualche modo vogliamo applicare funzionalità di intelligenza artificiale. Bene, i PROMS sono una rivoluzione. Si potrebbe spendere anche l'aggettivo copernicana, perché può portare il servizio sanitario, soprattutto quelli nazionali universalistici, da un modello a rimborso a prestazione, cioè io pago un'azienda sanitaria per la prestazione che eroga, a prescindere da come vada, e anche a prescindere dall'appropriatezza, cioè se effettivamente fosse opportuno e necessario farla, ad un modello invece cosiddetto basato sul valore, cioè basato sul valore come questo è percepito dal paziente nel tempo dopo che riceve la cura, dopo che riceve il trattamento. Quindi, per esempio, al Galeazzi noi andiamo a intervistare le persone 3, 6, 12 mesi dopo un intervento chirurgico di protesica o di chirurgia spinale per capire come stanno, con dei questionari standard, validati, adottati nella comunità scientifica, non molto difficili, si tratta di 12, 20, anche 36 domande, molto semplici, tipicamente dire come si sta in una scala da 1 a 7, da 1 a 10, sia nell'umore che nel dolore che nelle funzionalità. Ebbene, l'aneddoto che vi voglio raccontare per dirvi che in realtà la teoria funziona, cioè la teoria è sempre molto buona, quella pratica presenta complessità non banali. Abbiamo riscontrato che effettivamente i PROMS vengono compilati, noi mandiamo un'email di invito, evidentemente tutti quelli che non hanno l'email, non hanno dimestichezza con la tecnologia, dobbiamo raggiungerli in maniera diversa, è molto più costosa, cioè la telefonata, l'intervista telefonica. Però comunque quelle persone che compilano il questionario online dicono di stare peggio di quelli che non lo compilano. Esattamente, è un fenomeno simile a quello a cui hai accennato tu, che alla fine ci si espone, ci si esprime quando l'esperienza o è molto positiva, ma è raro, oppure è negativa. Miracolo, o il miracolo, esatto, o il medico del quinto. Oppure ci si lamenta. L'abbiamo capito perché siamo andati a intervistare telefonicamente un campione statisticamente significativo, quindi casuale, di persone che non avevano compilato il questionario al primo invito, e abbiamo visto che stavano decisamente meglio. Questo significa che a seconda dell'efficacia con cui un'azienda sanitaria o una regione implementa un programma di raccolta degli esiti come questi sono percepiti dal paziente, effettivamente migliorano gli esiti oppure no. Quindi sia che siamo all'interno di una logica dove effettivamente uno Stato risparmia perché va a pagare soltanto quei trattamenti che sono risultati efficaci, cioè che effettivamente fanno stare meglio il paziente e non tutti gli altri. Poi virtuosamente dovrebbero diminuire quegli interventi non appropriati che appunto vengono fatti solo per il meccanismo di avere un rimborso comunque, in maniera tale che rimangano solo quegli interventi veramente necessari. Ma l'esito, che è l'end point, come dicono gli esperti, cioè il riferimento più importante, cioè come sta effettivamente il paziente, può cambiare in maniera statisticamente significativa solo per il fatto che tu chiami al telefono una persona oppure gli fai compilare un questionario online, esattamente come siamo abituati per le valutazioni alla TripAdvisor. Quindi ci sono tutta una serie di temi che rendono molto complesso il passaggio al digitale di queste dinamiche anche di valutazione, e che, per ricollegarmi a come ho finito l'intervento precedente, pongono delle sfide di cui innanzitutto bisogna essere consapevoli e poi bisogna essere anche preparati e competenti per poterle affrontare e risolvere. Come vedete, siamo riusciti un momentino. Il problema è molto complicato. È molto complicato perché la salute è una questione molto seria. È chiaro che sul problema dei giochi elettronici o anche di un pernottamento in albergo siamo tutti più soft,
nella valutazione. E su un problema della salute siamo molto seri e l'impressione è che le dinamiche sociali siano ancora prevalenti sugli effetti che la tecnologia, per cui le tecnologie finiscono per amplificare le dinamiche sociali più forti, e non mi sembra che ci sia nel dibattito che accompagna l'uso delle tecnologie nel sociale un'attenzione adeguata a questo gioco. Questo è anche colpa dei sociologi, non solo dei tecnologi, non solo dei sanitari, anche il compito di... Gli scienziati sociali tendono a essere un po' superficiali, ma... Però Federico ha due o tre volte menzionato l'intelligenza artificiale, ora noi sappiamo, perché sui giornali si legge, che l'intelligenza artificiale è quello che gli americani chiamano un grandioso hype, comunque. Perché? Perché voi leggete sul giornale il computer cura il cancro. Ora, questa è una palla perché il computer al massimo lo diagnostica. Ma poi anche è difficile che lo faccia direttamente con il paziente, per cui lo diagnostica un medico, poi sarà compito del medico usare la diagnosi o no. Quindi sono tutte ciance che gli informatici stessi sostengono, perché grazie a questo aumentano gli investimenti sull'intelligenza. Però Federico ha anche citato, non solo l'AIP, ha citato il fatto che l'intelligenza artificiale può fare delle cose utili, allora chiediamo per prima lui di rispondere, ma che cacchio può fare di utile e come facciamo a bloccare l'AIP? Non so se poi convenga bloccarlo, però questo ci arrivo. Allora, sì, ho usato l'espressione intelligenza artificiale con una certa leggerezza, lo ammetto, nel senso che è un'espressione sulla bocca di tutti e quindi non stona neanche sulla mia, insomma, che mi occupo come ricercatore docente di questa tematica. Però in realtà molti, per fare una battuta, dicono che sia come il sesso tra adolescenti, no? Qualcosa di cui parlano tutti e poi nessuno lo fa. A mio parere è anche un po' come l'elefante nella famosa storiella indiana, cioè che a seconda di come la tocchi e dove la tocchi ti sembra una corda, un serpente, un albero, e non effettivamente qualcosa di ben definito. Io quando parlo di intelligenza artificiale in qualunque contesto divulgativo e anche specialistico, divulgativo soprattutto rivolto ai medici, io ho una definizione molto, molto tranchant. L'intelligenza artificiale è una forma di automazione, e ragionare in questi termini implica poi tutta una serie di considerazioni e riflessioni. È un'automazione di compiti complessi, di compiti che se eseguiti da un essere umano riterremmo, come osservatori esterni, che gli richieda una qualche tipo di conoscenza, competenza e intelligenza. Però, essendo automazione, la possiamo giudicare secondo le categorie dello spirito, diciamo, tradizionali, cioè la sua capacità di migliorare l'efficienza, l'efficacia, e io ci metto anche dentro la soddisfazione dell'utente. Per quanto riguarda l'efficienza, questo è un tema su cui sono molto sensibili moltissimi operatori, si tratta ad esempio a parità di risorse, e non è poco, perché queste dovrebbero diminuire nel tempo, l'ha già accennato Eugenio, garantire lo stesso throughput, cioè lo stesso volume di servizi erogati. Il prodotto a cui ho accennato prima, Zebra Medical Vision, neanche loro mi pagano, garantisce di avere un'indicazione diagnostica più o meno accurata. In realtà i numeri sono di tutto rispetto, si parla di un'accuratezza superiore al 90%. L'intero corpo, l'intero insieme di immagini che può essere refertata in un giorno, loro sono in grado di annotarla, si dice così, cioè di associare a ogni immagine una possibile diagnosi in 30 secondi. È evidente che questo rappresenta un efficientamento straordinario, quindi 120 all'ora. Sì, qualcosa del genere. Un migliaio circa. Per non parlare di un'altra applicazione molto interessante di intelligenza artificiale, di migliorare la qualità delle immagini che vengono quindi fatte con un tempo di esposizione minore o con un minore dosaggio della radiazione ionizzante. Nel caso per esempio della risonanza magnetica, si è in grado di ottenere un'immagine a qualità clinicamente adeguata, cioè adeguata per la decisione medica, riducendo della metà la durata dell'esposizione del tempo in cui la persona sta dentro il macchinario.
Quindi pensate a come si possono svuotare, se non in maniera definitiva, comunque in maniera importante, le liste d'attesa, perché evidentemente anziché fare 3 esami in un'ora, se ne fanno 6. E questo è l'efficientamento, quindi qualcosa che effettivamente giustifica anche molto dell'entusiasmo, poiché lo vogliamo definire hype o hope, come dicono gli americani. Questo è un caso chiarissimo, cioè l'idea è che io produco un'immagine leggibile in tempo metà tempo. Metà tempo. Per non parlare anche della questione della sicurezza, della safety, perché evidentemente per l'attack viene ridotto della metà la dose a cui si è esposti. Poi c'è l'efficacia, e appunto vi ho accennato prima, l'intelligenza artificiale quando può garantire, tipicamente in ambiti controllati e sperimentali, però ci sono i primi studi prospettici, quindi su dati reali, real world, come dicono gli operatori del settore, delle performance, come si suol dire, con il tasso di successo del 90-95%, quindi con error rate inferiori al 10%, stiamo parlando di un servizio che è più efficace del migliore operatore sanitario, del miglior medico diagnosta, e mediamente molto migliore. Cioè, c'è uscita recentemente su Lancet una meta-analisi che ha dimostrato come l'intelligenza artificiale in ambiti molto ristretti, ad esempio l'identificazione della retinopatia diabetica o qualche applicazione dermatologica in ambito oncologico sulla diagnosi del melanoma, è costantemente al livello del migliore diagnosta. Ma il migliore diagnosta, appunto, in una distribuzione più o meno normale, è non dico un'eccezione, ma una rarità rispetto alla prestazione media di una persona. Peraltro, il migliore diagnosta è migliore, diciamo, all'inizio del turno, o magari quando effettivamente non ha problemi di salute, è stanco, ha l'influenza, ha litigato con la moglie la mattina prima. Quindi possiamo immaginare che, almeno nell'immaginario, non solo collettivo, ma anche proprio degli operatori del settore, poter aumentare l'efficacia anche solo del 5% della comunità dei medici è un risultato straordinario e sembra alla portata di mano. E poi la soddisfazione. Appunto, la soddisfazione potrebbe anche essere non soltanto il fatto che il paziente, appunto, si senta più sicuro se un ospedale o una risonanza magnetica ha un sistema di intelligenza artificiale che gli riduce il tempo di permanenza presso la struttura o aumenta la probabilità che effettivamente la sua diagnosi, il suo problema venga diagnosticato correttamente. Un altro esempio di soddisfazione, ad esempio, è legato al fatto che la medicina è stata denunciata dagli anni 70, uno dei primi è stato Illich, no? È sempre più diventata una pratica, diciamo, industriale. Cioè che vede il paziente come un numero, come un cliente da soddisfare, ma uno dei tanti. Si è ridotto moltissimo il modo in cui i medici cercano di capire come sta un paziente parlandoci, guardandolo negli occhi, facendo esami obiettivi lunghi, perché effettivamente bisogna vedere più persone, bisogna svuotare la sala d'attesa. Ecco, una tecnologia, per esempio, che liberasse i medici di tantissimi oneri documentali, cioè il dover documentare la visita che è stata fatta con un paziente, perché c'è un sistema di intelligenza artificiale che ascolta quello che si dice, quello che si dicono medico e paziente, e lo trascrive, o addirittura lo annota, cioè capisce quali sono i concetti medici rilevanti e in qualche modo compila anche la cartella strutturata, cioè quella dove ci sono campi dove distinguere l'anamnesi dalla terapia, eccetera, libererebbe la metà del tempo degli operatori sanitari. Uno studio in America, mancano studi, almeno non so se Eugenio può correggermi, mancano studi molto approfonditi in Italia su quanto tempo i medici trascorrano sulla carta, in paperwork, lavoro documentale, ma in America ne hanno fatti studi molto molto accurati
ed è venuto fuori che effettivamente di 8-9 ore un medico passa più di 4 ore, poco meno di 5, sul lavoro, diciamo, di documentazione, e producendo anche molto malcontento, perché il problema di usabilità che c'è nel fascicolo sanitario elettronico, se vogliamo, è un sistema ad uso volontario, cioè possiamo ancora fare a meno di usarlo, il sistema sanitario funziona lo stesso. Per molti medici, per molte cartelle cliniche informatizzate, quel sistema invece è ad uso mandatorio, cioè devono usarlo, altrimenti non vengono pagati, nel senso che vengono considerati sabotatori. Non viene registrata la prestazione. Quindi è come se non esistesse. E quindi la bassa usabilità di questi sistemi può portare, congiuntamente al fatto che ci debbano dedicare tantissimo tempo del loro lavoro, può portare a dei fenomeni che in alcuni casi, molto diffusi in America, ripeto, non so, in Europa, vengono denotati proprio con una etichetta, una sindrome, il burnout, cioè una specie di esaurimento nervoso che porta non solo il medico ad avere dei problemi di salute, diremmo anche mentale, ma anche la produttività a crollare sotto, diciamo, i colpi dell'onere documentale, dei ritmi di lavoro e anche di una certa pratica alienante, cioè quella in cui non si ha neanche il tempo di vedere negli occhi una persona che poi magari ti denuncia per malpractice perché non sei stato in grado di capire qual era il problema di salute. Quindi l'intelligenza artificiale riesce, almeno nelle promesse, e qui appunto siamo nell'ambito del hope, della speranza, a indirizzare elementi molto eterogenei ma fondamentali per capire se vale la pena automatizzare, se vale la pena digitalizzare, affidarsi anche a questi strumenti in un sistema comunque molto complesso. Come dicevo, appunto, qui chiudo, non è che l'hype sia sempre comunque un elemento negativo. L'hype, per esempio, proprio perché aumenta la fiducia nelle capacità di certe tecnologie, apre i cordoni della borsa. Quindi apre a finanziamenti che sono importanti non solo per sviluppare intelligenza artificiale, ma per svilupparla bene. Cioè per effettivamente tener conto di tutto quello spettro, quell'ampio spettro di sfide a cui stiamo accennando in maniera anche piuttosto aneddotica, ma che caratterizzano un dominio dalle sfide, dalle complessità straordinarie. Chiaramente non bisogna abusarne. Molti operatori del settore, miei colleghi, hanno paura che si ripeta quello che è successo negli anni 80, anni 80, anni 90, quando parimenti l'intelligenza artificiale veniva considerato un grande risolutore dei problemi all'epoca della medicina, forse nel frattempo si sono addirittura peggiorati, esacerbati, nei cosiddetti sistemi esperti. Erano sistemi di intelligenza artificiale, quelli dei sistemi esperti, molto diversi da quelli di cui possiamo usufruire ora, tanto per dire la differenza fondamentale. Quelli erano sistemi basati sulle regole, quindi in qualche modo su una esternalizzazione, su una rappresentazione simbolica esplicita di come i medici ragionano. Ora invece la nuova intelligenza artificiale, quella del machine learning, tanto per usare un termine sempre più noto ad ampi estratti della popolazione, cioè dell'apprendimento automatico, si basa sui dati. Quindi non su un modo di replicare il ragionamento umano, ma in qualche modo sulla capacità di trovare dei trend correlativi, delle associazioni importanti e significative tra grandi quantità di dati. Appunto, anche qui si può scomodare la famosa espressione big data in sanità. Ebbene, poiché quei sistemi degli anni 80-90 hanno fallito di fatto nell'indirizzare quelle che erano le aspettative che pazienti, operatori del settore, medici e anche policy maker, in qualche modo chi ha finanziato questi sistemi, in qualche modo si aspettavano realizzasse, c'è la paura che anche l'entusiasmo che questi nuovi sistemi, che in qualche modo sono senz'altro più accurati, ma non necessariamente saranno utili, come appunto ha fatto notare Eugenio, cioè saranno in grado di cambiare in maniera importante, migliorare gli esiti, beh, c'è la paura che ci sia una specie di rinculo, no? di effetto boomerang, per cui tanto grande l'hype, quindi le aspettative, le speranze, tanto grande può essere la disillusione, la delusione, il fatto poi che alla fine anche il buono che ci può essere in questi sistemi non venga valorizzato, come si suol dire, venga buttato via il bambino insieme all'acqua sporca, perché effettivamente sono esagerate le nostre aspettative, sono esagerate le nostre aspettative di godere di una salute perenne fino a quando un infarto non ci colga d'improvviso, sono esagerate le speranze di poter appunto vivere
a lungo una vita attiva. Non dico che sia una dignitosa e giusta aspettativa, ma forse dovremmo pensare che il dolore, la sofferenza e la morte fanno parte della vita umana da sempre, e in qualche modo non possiamo sperare che una tecnologia possa risolvercelo. Questo Berlusconi lo sperava, che diventeranno eterni. Vabbè, però appunto le aspettative sono così alte di una popolazione che invecchia e che vuole rimanere perennemente giovane, cioè, che ve lo dica dalla situazione in cui mi trovo, di bronchite quasi polmonitica, e pensare che il nostro servizio sanitario possa, quelli soprattutto universalistici come il nostro, possano indirizzare ogni singola richiesta e garantirci la salute anche attraverso delle tecnologie più efficaci, più efficienti, e mi sembra un po' esagerata, e quindi prona a farsi disilludere facilmente nel prossimo futuro, ma comunque vedremo. Prima di dare la parola a Eugenio, volevo solo dire una cosa, che una delle ragioni per cui il fascicolo sanitario l'aveva già cominciato ad accennare, ma oggi credo, adesso dopo questa discussione che abbiamo già fatto, dovrebbe essere più chiaro. Il fascicolo è nato per avere un track delle prestazioni mediche compiute dai medici, e quindi automaticamente produce una cosa che dice: nel corso di ottobre abbiamo fatto tot visite, possiamo dire quante visite ha fatto ogni medico, cioè, e tutte queste cose qui ci consentono di tenere sotto controllo e di giustificare ciò che paghiamo. Il problema è che, siccome è il fascicolo sanitario, poi qualcuno dovrebbe leggerlo, e allora per produrre i dati che realizzano questa cosa, il povero medico deve anche scrivere una ricetta, una diagnosi, una prognosi, eccetera, che nessuno legge, quindi gli girano anche un po', e quindi è una cosa bizzarra. Io penso che bisognerebbe ricominciare dicendo: vabbè, ma cosa serve, di cosa ha bisogno il cittadino, il medico di base, eccetera, e forse se facessimo così potremmo produrre automaticamente da quello utile per questi la track delle prestazioni, ma partendo dall'uso di tutta l'informazione si usa meglio anche i piccoli sottoinsiemi di informazioni. Ma che avrebbe anche poi un ritorno di tipo economico. Per esempio, evito di fare esami che sono già stati fatti. E voi, tutti esempio, noi credo abbiamo esperienza di tanti esami che ripetiamo. C'è una cosa che mi interessava di finire di aggiungere. Allora, in verità, i casi che ha trattato Federico, e questi sono davvero interessanti, sono i casi in cui l'intelligenza artificiale partecipa ad una forma di disintermediazione, cioè elimina la necessità di passaggi intermedi. Cioè, se noi riceviamo il referto di una lastra, cioè riceviamo quindi una lastra fatta, e questo non richiede che ci sia un medico che è un tecnico delle lastre e che dice: vedo una macchia nera in alto a sinistra, perché questo lo può vedere anche il computer con un po' di intelligenza artificiale. Noi abbiamo disintermediato, cioè non c'è più bisogno che quella persona passi il tempo, perché poi quando arriva al medico non è che il medico dice: beh, se c'è la macchia nera allora, e non la guarda. No, il medico, quello vero, lo guarda per capire se la macchia nera è il segnale di un tumore, per fare un esempio così brutale, o no. Quindi è semplicemente perché il gestore della macchina vuole giustificare la sua professione e dare anche un aiuto, ove il medico non esperto di lastre potrebbe non vedere la macchia nera. Io ho avuto un caso abbastanza interessante di un amico che aveva un tumore, e il medico, dopo la prima ciclo di terapia, gli ha detto: no, le cose vanno benissimo, pensi che il suo tumore si è così ridotto che se l'avessimo visto in una prima visita non avremmo preso in considerazione, ma siccome siamo alla seconda visita continuiamo la terapia per altri 6 mesi fino a che sparisce. Ma questa è un'altra parte. Quello che voglio dire è che quindi il contributo tecnico dello specialista alle volte è utile, ma potrebbe essere fatto tranquillamente anche dal computer.
molto probabilmente, perché non c'è l'interpretazione, c'è solo il riconoscimento, quello che conta. Questo lo dici tu, non lo farei dire a me. Questo lo dici tu, non farlo dire a me. Io infatti, che cosa? Perché? Contrastando questa affermazione. Ah, questo è interessante, va bene, allora vi lascio la parola a loro. Questo è il grosso problema che c'è nella validazione di questi sistemi. I confronti che vengono fatti, laddove vengono fatti fra sistema di intelligenza artificiale e operato del medico. In realtà sono due cose che non dovrebbero essere confrontate fra di loro, cioè avrebbe più senso, perché è eterogeneo, avrebbe più senso confrontare l'operato del medico da solo rispetto all'operato del medico più il sistema di intelligenza artificiale, cioè non escludendo il medico, anche io perché però ho preso in considerazione il caso dello specialista della strumentazione, perché in quel caso non c'è diagnosi, cioè chi fa il radiologo non fa diagnosi, il radiologo riconosce la presenza di un fenomeno significativo. Il radiologo fa diagnosi. Non fa diagnosi. È il tecnico che fa l'esame che non fa la diagnosi. Poi l'esame viene visto dal radiologo che fa la diagnosi guardando l'esame e fa. Misterioso questo, perché non si capisce bene che diagnosi fa. Visto che non ha fatto l'anamnesi, non sa la storia del paziente, eccetera. Riesce a riconoscere se determinate macchie sono patologiche o no. Se tutta la situazione è patologica o meno. Tenuto conto anche di altre informazioni legate al paziente che i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero non avere. Questo è il grosso problema che c'è in questo momento. Lo prende dal famoso fascicolo sanitario. Laddove c'è, non c'è, questo è uno dei grossi limiti. C'è un altro lavoro che è uscito recentemente, un'altra meta-analisi di Eric Topol, che sicuramente avrai letto su Nature poche settimane fa. Arriva alla conclusione che, basandosi anche loro sui sistemi di riconoscimento di immagini, fondamentalmente applicazione di intelligenza A, andando a vedere tutti gli studi che sono stati pubblicati su quell'argomento, arrivano a dire che quanto osservato dal sistema di intelligenza artificiale è confrontabile in termini quantitativi e qualitativi con il confronto con il medico. Riportano però tutta una serie di limiti legati agli studi stati condotti, uno dei quali è questo, la carenza di informazioni provenienti dai fascicoli sanitari elettronici che non sempre sono disponibili, il fatto che siano validati su campioni differenti e altre cose tecniche che entrano più nell'aspetto dei sistemi dell'intelligenza artificiale, ma fondamentalmente il fatto che i dati che sono stati utilizzati non sono completi. Anche loro hanno problemi di completezza di fascicolo sanitario elettronico. Quindi fondamentale è l'operato del medico. Per questo io continuo a sostenere in tutte le occasioni che in qualunque studio che si debba fare, studio clinico intendo, il confronto non può essere fatto fra la macchina e il medico, ma fra il medico che usa la macchina, il medico è poi il decisore ultimo, che si basa sì su quello che ti dice la macchina, ma anche su quella che è la sua esperienza e magari il fatto che conosce certe cose che il sistema potrebbe non conoscere rispetto al medico da solo, senza l'ausilio del sistema di intelligenza artificiale. Allora, il problema è che i medici coinvolti in questa storia sono potenzialmente tre. C'è un medico che è il medico di base, che è quello che mi ha mandato a fare la lastra, che per lei, cioè quasi sempre è firmata, nel senso che anche lo specialista qualche volta dice di al tuo medico che ti faccia fare una lastra. Quindi c'è un medico, che è un medico di base, che ha una competenza generale generica, ma è un medico, che è quello che ha sicuramente, se tutto va bene, il massimo di informazioni, cioè che è probabilmente informato sulla tua storia clinica. Se non lo è, sei stato sfortunato, hai un rapporto molto, molto burocratico con lui e che ti fa fare una lastra. Poi c'è il medico del centro presso cui vai a fare la lastra, in cui c'è un tecnico che ti fa la lastra, dopodiché tu hai o meno un colloquio col medico e poi ti viene fatta una diagnosi, chiamiamola, che accompagna la lastra, ma che è sostanzialmente
una diagnosi che indica che cosa c'è di significativo nell'immagine prodotta. Sul fatto che sia più o meno probabilmente patologico, questo dipende da quanto ha parlato con te, perché tu puoi dirgli, dicendo, ah, mi ha mandato il tale perché vuole vedere se ho questa cosa, allora lui la significatività può interpretarla, ma è molto superficiale quello che può fare, perché non ha sicuramente accesso alla mia storia clinica e poveretto sarebbe ucciso se dovesse, perché riceve 20 persone e ognuna ha una storia clinica diversa, le malattie più diverse e più strambe, e dovrebbe saltare da una... E poi finalmente con la lastra il medico di base, se necessario, ditemi poi se sbaglio, ti manda da uno specialista. Nel senso che se la lastra dice che non c'è niente, non si perde, non si fa perdere tempo allo specialista. Ma se la lastra ha effettivamente qualcosa di significativo, si va dallo specialista. E dallo specialista il paziente deve ricostruire la storia per quello che lo specialista gli chiede di ricostruire, e gli porta la lastra e lo specialista sulla base fa finalmente questa sì. Però è solo una questione legata alla difesa delle carriere mediche, per cui noi riteniamo che c'è una diagnosi nell'intervento del medico responsabile della lastra, della radiografia, perché non c'è nessuna ragione. Non è previsto che lui abbia tutte le informazioni. In America la professione medica più remunerata, con 300-400 mila dollari l'anno, è quella del radiologo. Perché ho detto, vuol dire che sono i termini di difesa corporativa sono bravi assai. Questo è un esame potentissimo in termini di potenza, che è appunto quella dell'immagine diagnostica. Quindi diciamo che tu ti basi su una medicina che sta lentamente sparendo, che è la medicina semiotica, che si basa sul conversare con un paziente, conoscere la storia, anche quella remota, quella familiare, averne familiarità. Il tipico lavoro che era un tempo quello dei medici di base, prima che gli dessero 1500 assistiti e li rendessero anche loro un po' degli impiegati di filtro e di screening rispetto al servizio sanitario secondario, cioè quello specialistico. Poi bisogna distinguere tra l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito screening, che probabilmente si avvicina di più allo scenario che hai disegnato, e l'intelligenza artificiale in ambito invece specialistico, dove per me la ibridazione medico-tecnologia è un assunto. Cioè, se incominciassimo a pensare che effettivamente non c'è più bisogno dei medici, pare che io smetterei di lavorare con loro, perché non mi chiederebbero i sassi. Ma molto probabilmente non faremo neanche il bene del paziente, che si tratterebbe di essere un numero ancora peggiore, cioè un numero per un computer, non più per un essere. Ma io ho posto il problema del radiologo, perché il radiologo è un medico che non ha uno specialismo. Prende la registrazione soprattutto. Sì, no, chiedo scusa, la prossima volta parlo di questo. Il radiologo, tra tutti i medici che noi abbiamo evocato, è un... non è competente nelle malattie, è competente nelle apparenze. Ripeto, questo lo affermi. Ma no, non esiste una distinzione tra un radiologo oncologico e un radiologo non oncologico. No, esiste lo subspecialista. Eh? È la specializzazione alla risonanza magnetica. Certo. L'attacco. No, ma sono sempre sono specialismi di... Sì, prego. Tutto è su tessuti molli. E allora lì c'è molta discrezionalità. Ma per esempio in ortopedia, se non c'è un radiologo bravo che individua la frattura, la degenerazione ossea, il medico non può, sì. Non può valutarlo. C'è la ripresa, è per questo che deve... È lì per specialità, è lì per specializzazione. Sì, ma voglio dire che prima della radiologia la medicina non aveva molti strumenti. La radiologia è stata la tecnologia dirompente che ha fatto, si pensi solo alla tubercolosi, no? La radiografia del torace è stato un mezzo preventivo della tubercolosi, e agire solo un mese prima voleva dire guarire un paziente. Questo
Ma io non voglio ridurre il problema. Io sto dicendo che non c'è diagnosi. Come non c'è diagnosi? Cioè, nel referto? Io individuo un'anomalia in un'immagine. No, scusi. Cioè, no, no, posso... Allora, è proprio un esame... Se c'è un esame medico-centrico, è esattamente la radiologia. Provate a farsi fare una radiologia da uno che non è capace o che ne ha viste poche rispetto a uno che sa riconoscere tutte le cose che è necessario riconoscere, ne va della salute del paziente, del trattamento. Non è un problema. Le posso fare un esempio? Sì. Io ho una patologia ossea rara, no? Se un medico non specialista mi guarda la radiografia, dice che ho un tumore osseo, no? Mm. E allora, invece con questa, uno specialista, ma ultra specialista, no? Individua e dice questo è un osso, non dico il nome di chi. Ecco, questo per dire che... No, ma guardate, quando io dico che non c'è diagnosi, non sto dicendo che è un lavoro banale, sto dicendo che è un lavoro, non dico nulla su questo. Allora, la diagnosi è strettamente connessa con il fatto che poi si interviene con una cura. E rispetto a questo c'è l'individuazione della patologia, perché è piena e completa, tale da poter intervenire. Non lo dica un convegno di radiologi che viene radiografato. No, io penso che questo sia dovuto al fatto che la divisione del lavoro in medicina non può essere, è un po' come nella magistratura. C'è una divisione del lavoro, ma non si vuole sancirla con troppa violenza. Probabilmente è questo, io lo capisco dal punto di vista culturale, ma io che lo guardo dall'esterno dico che c'è un medico che riceve una persona e gli dice una cosa che riguarda il suo futuro. Poi c'è uno che gli fa un esame e gli dice che cosa c'è scritto nell'esame, e poi eventualmente c'è un terzo che fa come il primo, ma in modo più preciso e su una questione più specialistica. Il primo e il terzo fanno sostanzialmente lo stesso mestiere a diversi livelli di profondità. Quello in mezzo fa un altro mestiere. Questo è quello che penso, ma probabilmente non è significativo. No, no, ma la radioterapia, se non c'è un medico che sa usare. Volevo concludere facendovi dire due cose invece sul problema della cura a distanza, perché la cura a distanza è una cosa che in Italia dobbiamo seguire, perché è nata molti anni fa grazie a un'azienda emiliana che ha inventato quella macchinetta che faceva il giro delle telefonate. Ma oggi è una cosa che davvero può modificare il modo in cui noi ci occupiamo degli anziani, perché gli anziani possono vivere da soli o con un'assistenza diversa, e questo senza tecnologia non sarebbe affrontabile, perché avrebbe dei costi. C'è su questo una... Su questo ci sono anche strumenti che funzionano, e ci sono soprattutto dimostrazioni scientifiche, quindi articoli scientifici che ne dimostrano l'efficacia rispetto alla cura standard. E ci sono per esempio degli strumenti, per esempio, che consentono alle persone allettate, sviluppato in Israele stanno facendo le cose meravigliose dal punto di vista delle medicine, che mettono sotto il letto e che consentono di misurare pressione, la frequenza cardiaca, rilevano se la qualità del sonno del paziente, rilevano se è caduto dal letto o meno, con tutta una serie di sensoristiche. Altri sensori che permettono, gli stessi che ci sono sui braccialetti, ho citato prima il braccialetto dell'orologio della Apple, ma non è l'unico, altri braccialetti ce li hanno anche un sensore che consente di capire se l'anziano è caduto o meno, quindi verificando che dopo la caduta non ci siano dei movimenti, allora a quel punto parte l'allarme diretto, come i vecchi sistemi, a uno o a più numeri
telefonici. C'è tutta un'area di, come dicevo prima, di sensoristica messa nelle calze per capire se la persona anziana sta camminando bene, se sta camminando male. È l'area probabilmente in cui ci sono maggiori indicazioni in questo momento sul loro impiego. Non ultimo il fatto che l'evoluzione dei classici sistemi di telemedicina che consentono di raccogliere tutta una serie di parametri fisiologici da casa, come di nuovo i valori pressori, ma anche i valori legati a problematiche acutiche come il diabete piuttosto che le malattie respiratorie. Ed è questa senz'altro un'area in forte espansione che bisognerebbe in qualche modo cavalcare, non fosse altro che poi quel genere di persone, una volta che hanno bisogno di assistenza, vanno ad intasare posti che sono già intasati di loro, avrebbero bisogno di una struttura, di un'assistenza particolare che in questo momento è molto difficile poter loro garantire. Invece usando questi sistemi, accompagnati ovviamente da assistenza domiciliare, perché poi se c'è bisogno di intervenire e c'è bisogno anche di qualcuno che vada lì, e possono in qualche modo essere curati a casa. Allora, telemedicina, io sono un po' fuori dal mio comfort zone perché non me ne occupo e penso che Eugenio abbia fatto una disamina completa. Come parlarne male? Se effettivamente mantiene la promessa di dare un accesso più ampio al servizio di cura o anche diagnostico, quindi sanitario in senso lato, perché arriva a casa delle persone che eventualmente avrebbero problemi logistici, diciamo così, mobilità, e se promette anche di ridurre i costi, come poterne parlare male? Da interazionista io però posso semplicemente identificare due aree su cui è opportuno tenere la guardia alta. La prima è, i sociologi della medicina la definiscono la relazione triadica, cioè il terzo, anche Renato Zero, no? Triangolo no. Il fatto che tra medico e paziente inseriamo la macchina. La macchina può essere trasparente, nel senso, per esempio in una call conference, in una teleconferenza dove effettivamente paziente e medico si vedono attraverso le telecamere, le cuffie, come se fossero collocati nella stessa stanza, ma di fatto a miglia di distanza, però anche lo scenario più dove la tecnologia è più trasparente, c'è comunque questo intermediario tecnologico, cioè alla fine tu non sei davanti al tuo medico, ma sei davanti a una telecamera, che potrebbe smontare anche parte di quell'apparato simbolico che ha una certa efficacia. Perché i medici non rinunciano facilmente al camice, pur essendo la pratica medica molto meno sanguinolenta, soprattutto quella di reparto, non quella chirurgica, di quanto fosse un tempo? Perché il camice crea una distinzione, tu sei paziente, io sono il medico, crea una relazione che a volte viene contestata come paternalistica, come asimmetrica nel senso del potere in termini negativi per il paziente, ma in realtà nel momento di vulnerabilità e di necessità in cui versa tipicamente un paziente che sta male, vuole risolvere il proprio problema, affidarsi a un'autorità può essere di aiuto, di supporto anche al di là poi dell'intervento vero e proprio. Molte malattie, i medici di vecchia generazione lo dicono, guariscono da sole o quasi, e il medico deve semplicemente fare da motivatore e deve dare un'idea di speranza, che spesso è quella che contribuisce per la maggior parte in certi miglioramenti, evidentemente non in tutti, soprattutto in quelli più acuti, nelle acuzie. Quindi bisogna capire bene se inserire una macchina in quella che è una relazione molto complessa, delicata, sensibile come quella tra medico e paziente, non ha effetti collaterali. E poi c'è il digital divide, cioè la separazione, quella specie di salto che deve fare l'utente per padroneggiare la tecnologia. Tanto l'utente deve collegare la telecamera, deve creare un collegamento internet. Io, per esempio, che sono ingegnere informatico e ho un dottorato in informatica, ho difficoltà a accedere al fascicolo sanitario elettronico con il lettore di smart card, perché nella mia versione di sistema operativo, la versione software, eccetera, non riesco a farla funzionare.
Quindi immagino che il digital divide abbia una geometria variabile, possa diciamo, coinvolgere persone anche che insospettabili, diciamo così. Ma poi c'è quello del medico. L'intelligenza artificiale, io l'ho scritto su un articolo abbastanza controverso sul JAMA, potrebbe portare a un de-skilling, quindi a una dequalificazione del medico. È evidente che se abbiamo un'intelligenza artificiale che valuta, interpreta un'immagine diagnostica, il medico potrebbe in qualche modo sedersi sugli allori, sulla comodità di questo sistema che aiuta tanto lui quanto il paziente. Potrebbe non sentirsi più così necessitato, costretto ad aguzzare la vista, perché in qualche modo c'è un aiutante molto efficace, accurato al 95% dei casi, che lo può aiutare. Però il non essere più in uno stato di necessità e anche di responsabilità potrebbe renderlo meno capace. Il de-skilling è un rischio molto complesso. Io appunto ho parlato di desensibilizzazione semiotica, cioè il fatto che un radiologo, un diagnosta, possa perdere una capacità proprio interpretativa o ermeneutica, come dicono i medici, cioè capire che cosa c'è davanti, perché si fa riferimento a degli esami che danno dei risultati numerici oppure al responso di una macchina. Però è giusto riconoscere che insieme a un de-skilling, tipicamente la tecnologia, l'automazione, porta anche un reskilling e un upskilling. L'upskilling potrebbe essere il fatto che l'operatore sanitario, il medico, anche il medico di medicina generale, vede accrescere le proprie competenze nel momento in cui sa fare, per esempio, una refertazione digitale, compatibile quindi con l'idea che poi il referto si trovi immediatamente disponibile nel fascicolo sanitario elettronico e quant'altro. Non so se consideriamo questo un obiettivo sociale importante, cioè l'upskilling dell'operatore sanitario, però evidentemente se gli imponiamo o incentiviamo l'uso delle tecnologie, questo lo possiamo prevedere come un effetto collaterale positivo. E poi c'è anche il reskilling, e questo è interessante, perché di fatto il reskilling significa saper fare le cose che si sapevano fare precedentemente in modi nuovi, e nelle nuove modalità c'è sempre il rischio di perdere qualcosa, il famoso bambino, no? Con l'acqua sporca, ma c'è anche l'opportunità di guadagnare qualcosa. Quindi se per esempio la macchina liberasse il medico durante la refertazione di tutta una serie di oneri documentali, amministrativi, burocratici, come per esempio fa Babylon in Inghilterra, dove ha fatto scalpore una demo che effettivamente compila automaticamente la cartella clinica ascoltando semplicemente medico e paziente conversare, beh, allora forse potremmo pensare che il medico ha più tempo per effettivamente mettere il portatile da parte e guardare in faccia il proprio paziente, perché non sta continuamente distratto nell'inserire dei dati in un formulario elettronico. In questo caso il reskilling potrebbe essere il fine più nobile, cioè quello di, e lo dice Topol per esempio in numerosi articoli, Topol è un medico che si è fatto anche un po' paladino dell'adozione su larga scala delle tecnologie digitali più avanzate, intelligenza artificiale, di fatto potrebbe essere la finalità più nobile, cioè quella di riportare nella medicina di cui tu hai una forte esperienza, probabilmente hai ancora un bravo medico di base che ti segue o che molti di noi hanno nostalgia, perché di fatto la macchina finalmente si mette in un cantuccio, fa quello che sa fare meglio, che è elaborare grandi quantità di dati, e l'uomo è lasciato a fare quello che dovrebbe fare, cioè creare una relazione di cura, di fiducia e anche di affidamento, che in qualche modo può essere essa stessa una cura. Ecco, queste alternative, con questo concludiamo, di cui ci ha parlato Federico, è bizzarro, ma è per la prima volta esplosa all'interno del gioco degli scacchi, quando Kasparov perse la prima partita col computer, che disse, ma il problema è che voglio anche io un computer. E da allora lui è quello che sta promuovendo lo sviluppo di programmi che aiutano il giocatore degli scacchi invece che lo sostituiscono, e sostiene che se no la partita non vale, perché la memoria di cui dispone il computer è incommensurabilmente più ampia di quella che ha Kasparov. Dice, voglio anch'io una memoria così. E questo è il computer che aiuta e assiste le persone. Grazie per aver resistito, siamo stati particolarmente lunghi.
Grazie.